tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction. Infatti andremo ad ascoltare Voice of the Heroes di Lil Baby e Lil Durk, ma anche Medusa di Dot Valentino. Credo che sia la prima doppia reaction di cui reagisco a una canzone americana e una italiana, ma vabbè. Prima di entrare nel video però, oggi devo dire che è una giornata abbastanza triste, perché sto registrando questo video di lunedì sera e poche ore fa è giunta la notizia che Lil Loaded è morto. Per chi non lo conoscesse, era un rapper emergente del Dallas. Io ne avevo parlato anche in un video, ve lo lascio qui sotto, ma per il semplice fatto che appunto proprio oggi molti di voi mi hanno chiesto chi fosse, alcuni volevano scoprirlo meglio e mi avete chiesto di farci un video. Io ne ho già parlato in questo, quindi ve lo lascio in descrizione, ed essenzialmente l'avevo messo nella top 3 di rapper per il 2021. Lui purtroppo non potrà più far parte a questo punto di questi tre artisti, o meglio magari blow upperà, però diciamo in una maniera un po' triste, però almeno se non lo conoscete bene potrete avere delle informazioni su di lui. Giusto per la cronaca, sembra che si sia suicidato, non è ancora nulla di ufficiale, quindi prendete queste informazioni un po' con le pinze, ma si pensa che appunto abbia fatto questo gesto per via di una ragazza. Sicuramente nei miei profili social ne parlerò meglio nei prossimi giorni, non appena ho delle news attendibili, quindi seguitemi, trovate anche in questo caso i link in descrizione. Bene, ora possiamo entrare nel video, andremo a reagire come ho detto e partiremo da lì con Voice of the Heroes, il primo singolo estratto dall'omonimo joint tape di Lil Baby e Lil Durk, che sembrava lontano e invece adesso è alle porte perché uscirà il 4 giugno. Che dire di loro, ragazzi, sono due artisti tra i miei preferiti, entrambi che hanno avuto un 2020 da urlo, stanno continuando la loro run anche durante questo 2021 e l'idea di un joint tape mi ha sempre saltato tantissimo. Su entrambi ho già fatto un video molto molto dettagliato, sia uno su Baby che uno su Durk, ve li lascio in descrizione nel caso in cui non li conosceste bene o li voleste approfondire. Ora che mi ricordo, visto che stiamo parlando anche di Durk, non è solo morto Lil Loaded oggi, una giornata abbastanza triste, ma è morto anche un suo producer, Turn Me Up Josh, era questo il suo tag, qualcuno probabilmente se lo ricorderà, e se non sbaglio ha anche prodotto qualche traccia di The Voice. Insomma, oggi è proprio una giornata da cancellare, io direi spariamoci il video di Voice of the Heroes e poi parliamo un po' del pezzo. And I gotta accept okay. Certain days niggas never came to my shows. That shit made me reckless. Pouring up and they never sharing my meds. And they ain't being extra. Take care of your family and them kids, cause I'm too big on family. Feel like I'm a vomit off this perk, cause I don't take what's that a hero? What's that a hero? Ragazzi, è molto in mood Lil Durk. See, I'm the voice, baby, he the hero. I'm the voice, but baby, he the hero. I wasn't even trying to be no idol. I put niggas on and all of a sudden they feel entitled. And I'm still sitting still. We the ones for real, for real. High speed chasing the Dodge strategies, I can still peel them. Just keep on being a voice, I'll be the hero. I can't never turn my back on my partner. That's where I come from. Yeah, for my sister with these perkies. I just cashed out on my bitch Celine to match her Birkin. Yeah, I might pop a half a Adderall, I don't like Perkins. I slow down on features, I do verses if they work it now. This shit ain't got deep and it's beyond us, we can't work it out. Guardate, sarò sincero al 100%. Bella, mi è piaciuta molto, ma non è poi una grandissima hit, o meglio, come primo singolo ci si poteva secondo me aspettare qualcosa di super hard che subito mettesse un sacco di hype per il tape, invece hanno droppato un singolo ok, sicuramente neanche un pezzo così introspettivo, però diciamo che non è una hit che al primo ascolto ti fa volare in aria. Io poi sono abbastanza fanboy di tutti e due gli artisti, quindi la canzone mi è piaciuta e questo metto in chiaro, anzi ora l'aggiungerò anche la playlist, però non mi è sembrata questo gran missile. Posso essere sincero, spero soltanto che la cover del singolo non sia la cover dell'album, perché fa un po' cagare, dai. Cioè, non è manco bruttissima, però vorrei una cover un pochino proprio più bella esteticamente, perché così mi sembra un po' una cosa triste. Devo dire che sin da quando è partita la canzone mi ha dato subito un sacco di vibes più sulla wave di Lil Durk rispetto a Lil Baby. Cioè, magari questo pezzo, ora non so se l'hanno fatto insieme in prospettiva dell'album, però vi direi quasi che è una canzone di Lil Durk in cui Lil Baby ha scritto una strofa. Tra l'altro nel ritornello non lo dice a caso: "See, I'm the voice, baby, he the hero." Durk the voice, mentre Baby the hero. Essenzialmente Lil Durk sono già diversi anni che c'ha questo nomignolo, sia lui nelle sue tracce, nelle sue mixtape, addirittura è uscito l'anno scorso proprio l'album
l'album The Voice, intitolato così, si ritrae un po' come la voce delle strade, The Voice of the Streets, mentre Lil Baby in realtà è un nome che non credo abbia usato poi più di tanto, più che altro penso proprio che gliel'abbia dato Lil Durk e The Hero. Comunque, sinceramente non ho tanto altro da dire, mi è piaciuta, non è una hit stratosferica, ma sicuramente mi mette abbastanza hype per il tape. Ora allontaniamoci un po' dall'America fino a tornare nel nostro paese, in Italia, dove ci aspetta Medusa di Dot Valentino. Chi è? Secondo me qualcuno di voi si ricorderà di lui, soprattutto chi nel 2015-16 già incominciava a sentire le prime robe trap in Italia. E insieme ad Almighty Kalu faceva parte degli Oro Grezzo, un duo che appunto in quegli anni è stato molto attivo ed è stato uno tra i primi gruppi a portare il sound un po' oltreoceano nel nostro paese, e non si sa perché, però in questi anni praticamente non sono mai blow upati. Diciamo che dopo ci sono stati anche dei problemi, per esempio Kalu ha smesso di far musica, quindi non sono stati costantissimi, però a differenza sua Valentino ha continuato a far musica e ora già da partire dal 2020 si è messo totalmente concentrato. È uscito anche un suo EP, Insalata di Polpo, che io ho ascoltato, sono 5 tracce ed è molto bello, ve lo consiglio. Medusa è una canzone estratta proprio da quel lavoro. È uscito un video su YouTube e visto che mi sembrava fatto molto bene avevo deciso di reactarlo. Anche in questo caso non perdiamo troppo tempo, ascoltiamo direttamente il pezzo così anche voi potete farvi un'idea. Medusa, ho tentacoli ovunque come fossi Medusa. Do la scossa se sei infame. Ma figa la maschera. Medusa, ancora tutto da prendere. Ehi. E non ho nulla da perdere. Non mi guardare, sono come la Medusa. Ok, Medusa, figo il video. Ci ho sempre vissuto, se ho tentacoli. Sai che non la passo, se io fumo non la passo. E come un aeroplano volo in alto, mica in basso. Non lo so cosa troverò, vado in banca bro. Ora ho, metto un loss, lascio dietro mo. Non mi fermo, non mi fermo bro. E vuole un figlio con me, voleva borse Chanel. Fumavo un sacco di camel, non vuole stare con te. Do la scossa se sei infame come la Medusa. Mi tocchi e sei fu... Che dire, la canzone già la conoscevamo, o almeno io l'avevo già ascoltata, ed era una hit, una delle migliori poi di Insalata di Polpo. Anche questa la trovate nella playlist, questa volta però della trap italiana, non americana. Il video è girato davvero davvero bene, sia a livello di effetti, di tagli e di tutte quelle robe lì, ma anche di ambientazione in questo campo da golf. Poi stanno tipo in quella che sembrerebbe una reggia, insomma, comunque si vede che c'è stato del lavoro dietro ed è fatto molto bene. Veramente fighissima la maschera da Medusa, proprio bella bella, mi è piaciuta. Ha questo ritornello che secondo me entra facilmente in testa perché suona bene anche a livello di scelte di parole, ma proprio come sound. E poi c'è una strofa, essenzialmente sono praticamente due ritornelli con in mezzo una strofa, e per me tutta la canzone, come ho già detto prima, è davvero carina. A cosa si riferisce Medusa? Essenzialmente alla mitologia greca. Sicuramente avrete visto quel dipinto della donna con i capelli a serpente, insomma è proprio lei Medusa, e appunto si narra che guardandola nei suoi occhi ti pietrificasse. Ed è anche per questo che mi è piaciuta molto l'idea della maschera, che ricorda secondo me un po' alla lontana, anche se lì si trattava dei capelli la Medusa, però comunque ci sta. Non ho più nulla da dirvi, quindi adesso è arrivato il vostro turno. Vi sono piaciute le canzoni? Avete hype per Voice of the Hero? Vi è piaciuto il singolo di Lil Baby e Durk? Vi è piaciuto invece Medusa di Dot Valentino? Lo conoscevate già? Avete ascoltato l'EP, il video, come lo trovate? Insomma, ditemi tutte queste robe qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina per altri video, altre reaction e tutto quanto. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.